Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Beh, sarà il quarto o quinto video che pubblico oggi. Perché, ecco, più che dirò voglia di fare video, non pensate che non ho niente da fare. Voglio però dirvi delle cose particolari. Ogni video ha il suo senso. Gli gameplay, vabbè, sapete che senso hanno. Da un po' di tempo che mi facevo, avevo voluto fare. Di quel video su Dinter ha senso perché siamo una squadra di merda. Ma oggi non è dell'Inter che parliamo, ma è un'altra cosa. Beh, ragazzi, oggi si parla di Pescara Bari 0-0. Allora, io da abruzzese doc, probabilmente chietino doc, ho tifato ovviamente Bari alla grande. Perché io adoro la Puglia. No, da antipescarese ovviamente ho tifato il Bari. Però, cioè, bisogna essere oggettivi, insomma. Dire che, cioè, queste due squadre, cioè, giocano bene, cioè, in Serie B si vedono delle cose che in Serie A si vedono, cioè, si gioca bene il pallone, sono un sacco di occasioni da gol, non c'è mai un allenatore che nel post partita dice: ci eravamo allenati, non hanno messo in pratica la tattica che gli avevo detto di fare. Se tu gli dici di fare una tattica al bar, Pescara, Lanciano, insomma, anche alle squadre peggiori, alla fine te lo fanno, cioè, si lavora. Cioè, in Serie B è un campionato che parla di più, cioè, parla di più di quello di Serie A. Cioè, vedere, perché io magari a Sky è fortunato molto più di me, che ho premium, e mi posso vedere solo le partite del venerdì sera della Serie B. Cioè, magari chi non tifa, così lo chi non tifa, purtroppo, non tifa neanche la fede nell'azzurra, che si compri su Premium Calcio, Premium Calcio, Sky Calcio HD. Beh, fuori dalle varie sempre Frosinone. Lunedì, vedi. Questo compri su Sky il campionato della Serie B. Perché per chi non ti fa vedere la Serie A è una cosa inutile. Cioè, in Serie A puoi vedere qualche spettacolo. Cioè, però non è che vedi partite combattute, eccetto le partite magari che gioca il Torino, che dove vedi un buon fraseggio. Adesso, cioè, l'Inter c'è il Papergatti là. La Juve sempre lo stesso gioco, al largo di qua, la Mazzarri cross goal, cioè faccio 0-0 tutta la partita, poi gol a fortuna, insomma. Non è una La Roma fa più schifo dell'Inter, una cosa pazzesca. Cioè, attacca per una partita, alla fine si fa segnare, cioè, così lanci in avanti, un po' come il Brasile ai mondiali. Da adesso da Sampdoria c'è un po' di stile, perché che deve fare un crime, ma perché hai Thor che comunque fa divertire il pubblico, si accende. Ma oggi, oltre al fraseggio del Torino e al buon gioco della Fiorentina, io non vedo, cioè, Palermo, meno male, fa qualche gol. Il Milan, mamma mia, è un disastro.
Napoli. Sì, qualche buona partita. Alla fine vince, però qualche. Sì, una partita giocata bene. Fa vedere calcio, il vero calcio lo fa vedere, però. Anche lì non è che sia uno spettacolo. La Lazio. Beh, ciao. Non sto parlando dei risultati, perché anche se ha fatto 4-0 con la Fiorentina, Fiorentina, almeno per me, rimane la squadra più forte d'Italia. Per me Fiorentina e Lazio sono le squadre più forti d'Italia. Quindi ragazzi, a parte il campionato di Serie A, che per Serie B è maggiore. Quindi i miei complimenti a queste due squadre, Pescara e Bari, in particolare complimenti a tutti, tutta la serie B, tutta la serie C, tutti i campionati che secondo le statistiche sono inferiori ma che alla fine sono maggiori, ma di un fottio. Complimenti vivissimi. A Pescara al Bari e a tutta la serie B. Per oggi è tutto, ragazzi. Per oggi, e credo, per oggi non solo per questo video, scusate se ne ho pubblicati tanti, ecco. Ragazzi, se vi piace, commentate, iscrivetevi e bella zio!